La cosa che colpisce maggiormente della Settimana Santa di Sessarunca è la sua complessità. Spesso accade nelle settimane sante di molta parte dell'Europa, diciamo, a forte influenza cattolica, la Spagna, certi rituali del Portogallo, ci troviamo di fronte a un rituale che si compone spesso appunto durante l'intera settimana di un'infinita quantità di parti, fatto di aspetti discreti, molto differenziati, gli aspetti processionali stretti, di nuovo come in altre feste le macchine portate, nel caso di Sessa questa predominanza dell'aspetto musicale che è pure un filo che lega molte altre feste, ma che a Sessarunca prende una dimensione, diciamo, direi permanente della ritualità. Accanto a questi aspetti, come dire, strutturali della festa che ricorrono e che la rendono simile, ma che per molti versi la rendono anche eccezionale. Sia per la lunghezza, no? Per la ripetitività giornaliera dei rituali, per il fatto che da lunedì sino al sabato si proceda ininterrottamente con appunto occasioni cerimoniali, processioni, attività dentro le chiese e quant'altro, il livello, diciamo, di partecipazione collettiva è veramente molto, molto forte. Il passaggio del messaggio funziona, no? Che qualcosa succede tra una generazione e l'altra che fa sì che questo tipo di ritualità non venga in primo luogo dimenticata, ma in secondo luogo neppure riprodotta soltanto per una sorta di messa in scena della festa. La Settimana Santa di Sessarunca contamina necessariamente molti livelli diversi, diciamo, anche sul piano simbolico. È chiaro che predomini un tema costante, che è quello della devozionalità, del sacrificio. Abbiamo una tradizione che attraversa la nazione, in questo caso, che si nutre di devozionalità, ma che al tempo stesso mette in piedi un grande spettacolo cittadino.
Guardo ai canti quaresimali, direi io, della Settimana Santa stessa Urunga, dobbiamo dire che abbiamo veramente una tradizione molto ricca. In particolare ci sono i canti a cappella, tutti quanti di tradizione orale. Ci riferiamo in particolar modo al Benedictus, o meglio, noto anche cantico di Zaccaria, tratto dal Vangelo di Luca, che è normalmente l'inno che chiude le lodi del mattino nella liturgia delle ore, e che in effetti viene cantato con una intonazione particolare a tre voci, sia durante le processioni penitenziali del lunedì, martedì e mercoledì santo, da tutte le confraternite cittadine, nel percorso tra la chiesa e la cattedrale, dove ci si reca per fare l'adorazione eucaristica, sia in particolare nell'ufficio delle tenebre. Stessa Urunga si colloca al centro di questa materia perché è una delle settimane della passione più belle che abbiamo in Italia, sicuramente. Cantano un genere che si chiama falso bordone, questo termine che ha usato Macchiarella, perché ha voci parallele, tre voci o quattro voci parallele, ed è un fatto puramente musicale, per cui una delle voci scavalca le altre, la più alta, che canta però la parte bassa, canta in sintonia con la parte bassa nei canti sardi, nei canti anche su, in Genova, in Liguria. Invece nel napoletano lì a Sessa cantano a tre voci, quindi non c'è una voce che li scavalchi. Però questo canto a voci parallele, così si chiama falso bordone, perché il bordone è una forma classica che deriva da queste forme qua, dal falso bordone deriva, perché tutto in classico deriva dal canto popolare, perché è il canto pastorale che sta prima, che stava prima. E quindi questo canto di falso bordone, per me, secondo me, è un canto che prima era scritto, perché è troppo articolato, troppo complesso per essere un canto orale. Poi si deve essere persa in questa famosa notte dei tempi, nella quale si buttano tutte le cose di cui non si sanno le date. Si deve essere persa, non so, per una qualche invasione che è arrivata, che ha fatto perdere queste cose, la parte scritta. E è diventata cultura orale, che si è tramandata oralmente. In certi posti ha retto a lungo. Trovo che sono la nostra placenta, stanno alla base della musica classica, non si può non considerare queste. Non si può, queste fanno parte proprio della nostra formazione musicale. Però lo iato fra musica scritta e musica orale, cultura scritta e cultura orale, è fortissimo. La cultura scritta, la cultura accademica, non conosce esattamente cosa succede nella campagna e quello che è cultura orale. La musica di tradizione orale, questa, la musica non scritta, è musica assolutamente conservatrice. È musica che nasce dalla conservazione, vive per la conservazione, grazie alla conservazione. Perché è musica che non cambierà mai, perché è musica rituale, legata alla sua funzione. L'arcicompagnia del Santissimo Rifugio è un'arcicompagnia molto antica, Stessa Urunga. Si chiama proprio compagnia dei carcerati, perché noi anticamente facevamo assistenza ai carcerati. Questa confraternita ha la responsabilità di organizzare la processione Sabato Santo, una grossa processione mistica e religiosa, con una grossa componente di pathos. Non è un rito. È qualcosa di profondo, di grande. A Napoli succede un miracolo, una confluenza straordinaria musicale. Intanto
bisogna ricordarsi che il sud era la parte ricca dell'Italia. Ma c'è un abisso fra i canti del sud e quelli del nord, di profondità, di influenze, ma da tutte le parti, la musica araba andalusa, la musica siriana, ma tutto arrivava al sud. C'è una via, Abruzzo, Molise, Benevento, Napoli, Foggia, importantissima, dove arrivano delle melodie straordinarie, perché lì c'è tutta la parte Albania e Grecia che si riflette su questa via che discende. E sono arrivate e si coagulano poi nella scuola della melodramma a Napoli. Almeno nella prima metà del Settecento Assessa è costantemente attestata proprio per la Settimana Santa la presenza del Conservatorio della Pietà dei Turchini da Napoli, e quindi questo forse potrebbe essere uno spunto valido per capire l'origine, se si crede alla tradizione colta, naturalmente, cioè all'origine colta di questi canti, potrebbe essere una via, una chiave di lettura per capire l'origine del canto, anche perché questo conservatorio, che è una delle più grandi istituzioni musicali del Regno di Napoli, diciamo nel Settecento, veniva pagato proprio dalla Confraternita del Crocifisso. Il mercoledì santo a sera, sempre nella nostra chiesa, la chiesa di San Giovanni, si esegue il Matutina Telebrarum, cioè l'ufficio delle tenebre. E un canto che veniva eseguito in tutte le chiese, dai sacerdoti in genere, fino a alcuni decenni or sono. Ma noi abbiamo conservato questo canto, e l'abbiamo conservato anche perché durante questo canto non ci atteniamo più alla musica classica gregoriana, ma abbiamo cambiato anche le melodie. È nascosta la radice del gregoriano in tutte queste forme, di un gregoriano anche polivocale, insomma, polifonico, di cui i libri di storia della musica ancora una volta dicono si è perso tutto, non se ne sa niente. E non è vero, ci stanno delle forme in Sardegna, in Sicilia e nel napoletano che fanno pensare proprio invece che questo nostro gregoriano, queste nostre forme delle confraternite paraliturgiche, possa essere proprio un inizio di gregoriano che poi è stato sviluppato nelle cappelle. L'altro canto che viene eseguito a cappella è il Miserere, però quello dell'ufficio delle tenebre, cioè vale a dire che ha un'impostazione anche qui corale a cappella per voci maschili, e c'è un'alternanza del corifeo, quindi del solo e del coro, quindi come proprio nella tradizione gregoriana sostanzialmente, il che ci fa pensare che derivi comunque da una tradizione colta. D'altro canto, una cerimonia liturgica come quella della liturgia delle ore, del mattutino, deve avere per forza una origine non popolare, ma necessariamente colta, anche perché è un ufficio riservato sostanzialmente ai religiosi. Noi abbiamo perso il contatto con questo tipo di arte, che poi non è un'arte questa, è una disciplina, ma abbiamo perso, però è una disciplina che si sposa bene con l'arte, capito? Uno che usa questa disciplina ne scopre tutta una tecnica e una preparazione che lo può portare poi a entrare nel mondo dell'ineffabile, capisci? Che è il mondo in cui loro entrano, i cantori, e secondo me i giovani lo sentono, lo sanno. Il mondo dell'ineffabile sarebbe dire del bello, dove tu dici no, questo è bello, e poi ti dicono perché, e non lo so. Più consono a
alle cose profonde che stanno dentro, che non si esplicitano nemmeno all'uomo, capito? La data di nascita dell'Arciconfraternita è il 29 maggio 1579 ed era affiliata all'Arciconfraternita di Roma, di San Lorenzo in Damaso, della Santissima Concezione. E nel corso dei secoli poi si è adoperata sempre per opere di carità, assistenza, soprattutto assistenza agli orfani. Allora la confraternita si riassumeva l'incarico di farli studiare e li seguiva fino a che poi insomma arrivavano all'età matura e quindi e poi rimanevano come confratelli nella sede. Le donne hanno il loro ruolo, va bene, un ruolo anche importante perché preparano, insomma conservano tutto ciò che è della confraternita, eccetera eccetera, però insomma un fatto esclusivamente maschile, diciamo, non possono sfilare con gli uomini, insomma. Qui questi giorni si può dire tutti i giovani di Sessa rimangono qui, stanno a Sessa e quelli che stanno fuori vengono qui per queste celebrazioni. E dal punto di vista sociale è importantissimo perché ci sono dei giovani che sono figli di sessani che si sono trasferiti in altre città e che vengono qui, portano i loro figli proprio per far conoscere a questi bambini la loro terra, la loro origine, le feste, le tradizioni. Più o meno tutte le confraternite abbiamo, di Sessa abbiamo le stesse modalità. C'è una domanda che loro fanno, che i giovani fanno, così fino ecco, dall'età di 18 anni a 50 anni. Quindi chiedono di essere ammessi alla confraternita e poi faranno un tirocinio di 2 anni. Questo tirocinio in che consiste? Consiste nella partecipazione attiva alla vita della confraternita, in alcuni incontri di catechesi. Dopo di ciò, insomma, si riunisce l'amministrazione col priore e il cappellano e stabiliscono di se o non ammettere questo giovane o questa persona adulta all'arciconfraternita. Vale per gli uomini che per le donne. Prima, quando si nasceva, il papà che era confratello lo faceva iscrivere nell'elenco il figlio nato. Che qualunque canto che sia tradotto oralmente inevitabilmente riceve delle corruzioni nel tempo anche a breve termine, cioè basta pure confrontare qualche incisione che risale agli anni 50 e che già ha degli elementi di differenza rispetto a quello che diciamo viene eseguito oggi. E anzi io mi permetto di dire che anche quello che viene eseguito dai giovani diciamo ha qualche elemento di differenza, di impostazione, io direi anche di esecuzione rispetto a quello che viene seguito dai più anziani, cioè questa piccola esperienza ci dimostra che comunque una tradizione orale di così lungo corso inevitabilmente deve aver lasciato altre sedimentazioni che chiaramente hanno corrotto. Se voi interrogate questi di Sessa Aurunca, sono bravissimi, hanno un'estetica precisissima, ci sono regole estetiche, ma non perché sia bello, perché sia legato
alla forma che da loro è stata decisa e deve essere questa attraverso i secoli, deve essere legato a questa forma e quindi a pieno di regole. Ma adesso in ogni confraternita ci stanno i cantori giovani e i cantori giovani sono andati al conservatorio spesso, anche perché nel sud Italia vengono educati immediatamente alla musica perché vanno in banda, hanno famiglie dove si canta ancora. Quindi vanno molto in banda e al conservatorio. E allora vengono sti cantori, che sono un po' come sì, hanno una funzione quasi da spia, insomma, da introdotti dentro la confraternita, cantano magnificamente insieme alla confraternita, ma introducono quella un semitono, eccetera, che sfugge all'orecchio di Tonino, oppure Tonino se ne accorge, ma gli piace, e allora lascia correre. E si assiste, noi che andiamo a sentirli attraverso gli anni, assistiamo a piccolissime modifiche verso certo una sonorità più equilibrata, più in sintonia con la musica scritta. Piccolissime. Probabilmente è un po' con lo spirito di Sessa Aurunga. Sessa vive in modo particolare e con grandissima intensità, anche quelli che non appartengono alle confraternite vivono questo periodo. Da stamattina io sento sotto la pelle qualcosa di diverso, sento l'aria completamente diversa. Se loro provano a camminare attraverso quei vicoli, la casba la chiamiamo noi, no? Quei vicoli, sentiranno odori, due odori particolari. Uno quello dell'incenso, perché poi c'è l'abitudine di conservare l'incenso e di tenerlo pronto quando passa la nostra processione, le quali non dico snobbano, ma preferiscono proprio avventurarsi in questi vicoli della Sessa antica, e poi unito all'altro più gradevole odore delle pastiglie. Tutto quello che si fa in campagna per Pasqua è tutto sceneggiato. Ci stanno i personaggi, c'è la Madonna, Gesù Cristo, che passano una settimana nel paese a rincorrersi con due processioni diverse perché lei cerca lui. È teatro. E quando si incontrano che tutta la folla applaude è una cosa incredibile.
sono appunto aspetti privati o semi-privati della devozione, come il rito della pupattola, che inseriscono dentro al cerimoniale intanto un aspetto in cui il privato si collega al pubblico, no? Cioè ciò che accade fuori, ciò che accade nella scena cittadina entra in diretto rapporto con ciò che accade nel privato delle case. Dal primo giorno di Quaresima si espongono in alcune case delle pupattole che rappresentano la Quaresima, e sotto l'abito di queste bamboline, queste pupattole che sono brutte, ci sono sette piume che rappresentano le sette domeniche della Quaresima. Sei piume sono nere, l'ultima piuma è bianca, perché sarebbe la piuma della domenica di Pasqua, della Resurrezione. E ogni domenica, dalla prima domenica di Quaresima, andiamo a casa degli amici che hanno queste pupattole a togliere la piuma, perché si toglie la piuma. E durante questo semplicissimo cerimoniale, ecco, si eseguono i canti, c'è il bicchiere di vino che poi non manca mai in queste occasioni, e facciamo le marce funebri, insomma ci si ritrova. Questo gesto dello sfilare le piume che segnano l'avvicinarsi progressivo alla fine della settimana di passione, al momento della piuma bianca, appunto della piuma che segna il giorno della resurrezione, in realtà appunto funziona da soglia tra ciò che avviene sulla scena cittadina quotidianamente, ogni giorno, ma che al contempo coinvolge gli spazi privati, gli spazi appunto di una devozionalità più intima, se vogliamo, e che probabilmente è la garanzia di riproduzione continua della fedeltà al cerimoniale e della passione con cui la popolazione vi partecipa. Il rituale della pupattola viene accompagnato dal canto, un canto in cui si riproduce quello che verrà poi cantato fuori, e dunque in particolar modo questo aspetto sembra proprio cucire questi due momenti della devozionalità, che sono lo spazio urbano e lo spazio delle case.